Incontriamo ad Alcamo Angel Cassarà con i suoi allenatori, insomma preparatori, se così possiamo dire. Adesso Angel ci spiegherà meglio perché è reduce e per questo ci congratuliamo con lui, reduce da un importante successo. In quale disciplina e dove esattamente? Angel, raccontaci tutto. Allora, praticamente sono reduce da un campionato nazionale di powerlifting che si è tenuto a San Zanone Alambro, che è organizzato dalla FIPL, che è la Federazione Internazionale, cioè Federazione Nazionale di Powerlifting italiana, in cui praticamente mi sono qualificato ai. Non ho solo vinto la nazionale, ma mi sono qualificato anche ai mondiali e agli europei PF, diciamo che. Un'altra organizzazione principale però di gara a livello internazionale. Il powerlifting è uno sport di forza appunto che consiste in tre alzate fondamentali che sono squat, panca e stacco. La gara funziona che per ogni esercizio si hanno tre alzate in cui in ognuna delle tre bisogna tentare di fare il massimo peso possibile. Di solito si ci arriva sempre al massimo la terza. Si prendono di ogni esercizio l'alzata più alta e più va è valida allo stesso tempo, si fa la somma e si conta il totale. Chi è che ha il totale più alto vince. Questo che cosa comporta? Quindi a livello tu hai ottenuto questa vittoria, a livello innanzitutto è un titolo italiano che ti apre le porte verso che cosa? Verso appunto i campionati mondiali ed europei che si terranno ad agosto a Malta, verso fine agosto, mentre gli europei si terranno inizio ottobre a Pilsen, in Repubblica Ceca. Complimenti, tu adesso hai quanti anni? Che età hai? 18 anni fatti da poco, infatti sono campione italiano della categoria meno 83 sub-junior. Sub-junior si intende tutti quelli che sono sotto i 19 anni. Tu da quanto tempo pratichi questa attività sportiva? La pratico da powerlifting proprio da un anno più o meno, ma palestra in generale l'ho iniziata già da quasi 3 anni che faccio palestra in generale, la prima volta che sono entrato in palestra è stata 3 anni fa, ma ovviamente non come ora, perché da un anno a questa parte diciamo, abbiamo lavorato in modo molto più serio sul powerlifting. Vorrei che tu ci presentassi questi ragazzi che sono qui vicino a te, grazie, in modo che ci potete raccontare anche dal punto di vista della preparazione come si arriva a ottenere questi risultati. Loro due ovviamente sono due delle persone per cui si è potuto realizzare tutto perché sono le due persone che mi hanno allenato sia fisicamente che mentalmente, Sebastiano Liuzza e Mariano Pirrone, che mi hanno allenato, mi hanno sostenuto, sono stati più dei semplici allenatori, diciamo, perché l'allenamento in sé è importante, ma poi quello che conta veramente è pure il rapporto che hai tu con i tuoi allenatori e penso che non se ne possa chiedere dei migliori in questo caso, ma sulla preparazione penso sia meglio lasciar parlare loro. Ecco, sentiamo anche voi, allora, ricordaci grazie il tuo nome e la tua qualifica esattamente. Sono Liuzza Sebastiano, sono laureato in scienze motorie e appunto ho preparato Angel per questa gara, diciamo sulla parte dell'allenamento. Diciamo che preparare una gara di powerlifting non è semplice perché si deve vedere molti aspetti, soprattutto dobbiamo arrivare alla gara alla forma di picco. Quindi serve un programma strutturato. Nel suo caso Angel aveva dei piccoli difetti sui sticking point, quindi ho agito su di essi, usando delle particolari varianti. Diciamo che la media degli allenamenti è minimo 4 volte a settimana, 3-4 ore, diciamo, al giorno, per 4 volte a settimana. Con questa programmazione Angel è riuscito a ottenere il suo record italiano di squat, e anche non ufficiale europeo, 145 kg di panca e 260 kg di stacco. Ed è riuscito a qualificarsi al mondiale, quindi che sarà, si terrà a Malta ad agosto. Quindi speriamo di riuscire a fare bene, cercheremo in tutti i modi di portare a casa anche questo mondiale.
quindi ci vediamo ad agosto. Infine a te la parola, nome e cognome, la tua esatta qualifica tecnica. Io sono Mariano Pirrone, sono un istruttore certificato. Angel, diciamo, è stato un ragazzo abbastanza forte, nel senso che non solo fisicamente ma anche mentalmente, perché la qualità di Angel è quella appunto proprio della perseveranza, perché lui non manca mai agli allenamenti, e segue tutto con disciplina e si impegna tantissimo. Ha anche una grandissima forza interiore più che esterna, perché dobbiamo dire una cosa, anche nel sollevamento pesi non ci vuole soltanto forza fisica, ma anche mentale, che forse è anche più importante, perché non ci vuole solo motivazione, ma ci vuole anche disciplina per arrivare ad avere certi livelli. E una cosa che voglio precisare, che Angel forse poco fa ha dimenticato, è che lui non solo è arrivato primo e si è qualificato, ma ha fatto anche un record italiano, ufficiale e non ufficiale europeo, che è quello dello squat, in cui la sua alzata è stata dichiarata valida a 259 kg di squat. E ci tenevo a precisarlo perché è un'impresa che non era ancora stata battuta ed è stata battuta proprio da Angel, tra cui questa qua è proprio la sua alzata principale, dove lui è più forte, diciamo. E ora speriamo che possa fare ancora meglio, e quindi sicuramente, e qua c'è Sebastiano che sicuramente sottolineerà qualche altra cosa di particolare, che è l'inventore delle cose particolari, qui è lui, sicuramente faremo qualcosa di strano, tra virgolette, per naturalmente aumentare ancora questo squat e comunque prenderci anche altri titoli, non solo italiani, ma appunto europei e anche mondiali. Benissimo, dunque un saluto finale, allora aspettando aggiornamenti per quanto riguarda le prossime avventure sportive di cui potrai eventualmente raccontarci, perché effettivamente già si parte da una base veramente importante. Tu sei uno studente nel frattempo. Frequento il liceo scientifico di Alcamo e sono al quinto anno ormai. Diciamo che è particolarmente difficile riuscire a gestire sia allenamenti che studio, però purtroppo bisogna fare delle rinunce. Comunque alla fine, se rinunci, se hai un sogno, comunque devi rinunciare sempre a qualcosa, quindi alla fine si riesce a, quando vuoi veramente qualcosa, si riesce a trovare il tempo, anche se devi studiare o devi fare altro. Complimenti, auguri e a presto.